Eder. Mech. Pallister. Un uomo è stato arrestato dai carabinieri in seguito alla scomparsa sua e della sua madre novantenne a Canale Monterano, con quest'ultima ritrovata morta. L'arresto, avvenuto dopo che il figlio è stato rintracciato, ha portato l'uomo nel carcere di Civitavecchia, scatenando l'attenzione della comunità locale. L'anziana, conosciuta affettuosamente come Pina, era ben voluta nella comunità per la sua bontà. Il fratello dell'uomo arrestato ha presentato denuncia dopo aver perso i contatti con entrambi. Innescando le indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia con il supporto dei carabinieri di Bracciano e Viterbo. È importante ricordare che l'arrestato gode della presunzione di innocenza fino a prova contraria. La scomparsa di Pina e del figlio R.D. aveva già sollevato preoccupazioni nella comunità dopo che l'altro figlio, non riuscendo a contattarli, ha allertato le forze dell'ordine. La comunità di Canale Monterano ha vissuto momenti di apprensione sperando in un esito positivo. Le indagini sono state condotte con estrema discrezione per non compromettere gli sforzi di ricerca. R.D. aveva inizialmente dichiarato di aver accompagnato la madre in una clinica nel Viterbese, affermazione poi risultata essere falsa, fattore che ha aumentato i sospetti degli investigatori. Specialmente a causa dell'impossibilità di contattare l'uomo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!